e chi se lo sarebbe mai aspettato che, in pochi mesi, gli ascolti dei due prodotti del pomeriggio di Rai 1, Video, ossia Vieni da me con Caterina Balivo ed Il Paradiso delle Signore avrebbero conquistato il pubblico da casa. La trasmissione di Caterina Balivo era partita il 10 settembre e gli ascolti non erano stati molto positivi. Solo 500.000 di spettatori e poco più del 10% di share. Stessa sorte per Il Paradiso delle Signore, che alla prima puntata ha avuto pochissimi consensi. In 3 mesi, però, le cose sono nettamente cambiate ed il daytime pomeridiano di Rai 1 ha mostrato segni di crescita non indifferenti. Discorso a parte per La Vita in Diretta, che contro la concorrenza di Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso è stato l'unico programma a faticare e mostrare segni di stanchezza. In ogni caso, possono festeggiare Caterina Balivo e gli attori del cast della soap opera di Rai 1 che nella trama si sta mostrando sempre più appassionante ed intrigante. Vieni da me ed Il Paradiso delle Signore al record di ascolti. Il programma di Caterina Balivo, Vieni da me, che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 1400 su Rai 1. Nella giornata del 20 dicembre 2018 ha fatto il record di ascolti, ben 1.778.000 spettatori, pari al 13% della platea, hanno seguito la trasmissione della conduttrice originaria di Aversa e che ha avuto tra gli ospiti anche Ricky Tognazzi. Il Paradiso delle Signore ha appassionato, Video, 1.613.000 spettatori, pari al 14,1%. La soap, ambientata nella Milano degli anni 60, riceve sempre più apprezzamenti soprattutto sui social, dove mesi fa in molti avevano criticato la scelta di trasformare la fiction da serale a pomeridiana. Protagonisti di questa serie pomeridiana sono Umberto Guarnieri, Roberto Farnesi, vedovo e cognato della contessa Adelaide di Sant'Erasmo, Vanessa Gravina e banchiere spregevole che ha aiutato Vittorio Conti e Alessandro Tersigni nella riapertura del paradiso, ma per secondi fini. Il Paradiso delle Signore va in onda, dal lunedì al venerdì dalle 1530, su Rai 1. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del 20 dicembre nella puntata del 20 dicembre 2018, che andrà in onda eccezionalmente alle 1540. Vedremo Nicoletta che ha deciso di indossare l'abito che le ha fatto Agnese e le chiederà di confezionarle un abito apposta per lei. Intanto, Vittorio pensa che l'unico modo per salvare il suo paradiso sia che Andreina gli dica tutta la verità, ossia che è stata ricattata da Umberto Guarnieri a cedere le quote del paradiso. Intanto nel grande magazzino Clelia rischia dei grossi guai. Irene ha scoperto che la Calligaris ha un figlio che tiene nascosto. Cosa accadrà?